Lunedì 30 ottobre il Cineteatro Luigi Lanzi di Corridonia ha ospitato l'incontro dal titolo Dalla domotica alla robotica. Ne parliamo con Stefano Tordini, segretario provinciale dell'Ospici GL di Macerata. Sì, è un tema un po' che può sembrare un po' lontano agli anziani, invece tutt'altra cosa. La domotica sappiamo benissimo che cos'è, l'applicazione delle tecnologie negli ambienti, e la robotica è quello che dico io, a volte abbiamo addirittura già nel corpo, quindi sono due temi di quotidianità incredibile, ma con una conoscenza molto relativa. Cercheremo di farlo con degli esperti, cercheremo di farlo sul piano socio-sanitario assistenziale sostanzialmente, non ludico ricreativo, ma sapendo che chiaramente sono processi che vengono applicati in una situazione in cui la società cambia, in cui gli anziani sono sempre più soli, e quindi da un aiuto a casa con strumenti anche semplici, non dobbiamo pensare cose complicate, un semplice comando detto con un telefonino, roba del genere, può aiutare a creare una situazione di conforto fondamentale, perché diversamente fino a ieri queste situazioni si concludevano con una realtà che dovevano essere accompagnati o assistiti in una casa di riposo, eccetera. Questo per capire un po' l'ambiente. Invece la robotica è ciò che dicevo, addirittura abbiamo nel corpo, nel senso che dalle protesi agli interventi che abbiamo acustici a delle situazioni che migliorano veramente la qualità della vita e prolungano un po' la nostra assistenza in maniera propositiva. Lorena Rossi all'IRCA di Ancona è responsabile del settore delle nuove tecnologie. In occasione di questo convegno, incentrato sulla domotica e la robotica, proponete proprio degli esempi pratici e fate vedere come queste applicazioni possono essere d'ausilio alle persone, soprattutto anziane. Esatto, presenteremo delle soluzioni che già esistono sul mercato di domotica, che possono essere liberamente acquistate, e quali sono gli sviluppi previsti dalla ricerca sempre attiva su questo settore. Per quanto invece riguarda la parte di robotica, una breve rassegna di quali sono gli ambiti di ricerca, perché comunque la robotica assistiva è ancora in fase sperimentale, le applicazioni esistono già sul mercato ma sono estremamente costose e poco applicabili nella realtà, ma ci aspettiamo che in tempi non molto lunghi possano diventare qualcosa, una presenza comune nelle nostre case. Ospite al convegno di quest'oggi, incentrato sulla domotica e la robotica, anche la segretaria nazionale dell'Ospici GL Mina Cilloni. Un convegno interessante anche perché porta anche a noi come organizzazione delle cose nuove, dei pensieri e comunque delle tecnologie che forse fino in fondo non conosciamo, ma con le quali dovremmo prenderci misura, anche perché ci sono in effetti degli ausili che possono servire soprattutto alle persone meno, diciamo, alle persone più fragili o quelle parzialmente non autosufficienti o addirittura non autosufficienti. Io credo però una cosa: dobbiamo pensare di salvaguardare e di ricostruire una rete di relazioni che permetta alle persone, agli uomini e alle donne, di non sentirsi mai soli. Io credo che in questo mondo così fatto di individui e purtroppo di persone troppo sole, troppo isolate, credo che la relazione tra le persone, accompagnata dagli ausili nuovi che possono servire effettivamente aiutarli, debba davvero coesistere.